Bentrovati a tutti da parte di Marco Fabriani, eccoci insieme anche oggi. Oggi parliamo di coronavirus e di vaccini con il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e Provincia, il professor Antonio Maggi, che saluto. Professore, bentrovato. Salve, salve a tutti quanti. Allora, Presidente, cerchiamo, come dire, di fare un bilancio, perché come detto, nonostante i tagli e i ritardi nella consegna dei vaccini, comunque sono stati immunizzati finora circa 150.000 persone nella nostra regione. Sì, diciamo, siamo in linea su quelle che sono il programma, legato però al numero di vaccini che noi chiaramente abbiamo avuto. Purtroppo abbiamo dovuto rallentare o sospendere alcune vaccinazioni che erano già previste, sia del personale dipendente, ma anche per quanto riguarda i liberi professionisti, che in questo momento si sta attendendo, e quella degli over 80. Appena noi avremo tutte quante le dosi legate alla copertura per il secondo richiamo di chi già si è vaccinato, per ogni due dosi chiaramente cominceremo a chiamare uno nuovo da vaccinare, e quindi si dovrebbe rimettere in moto il meccanismo. Speriamo che appunto la materia prima, cioè i vaccini, arrivino e che li possiamo utilizzare il prima possibile, perché è importante vaccinare presto e tutti. Ecco, nel caso dovessero arrivare con continuità questi vaccini, ci saranno anche i medici di base a vaccinare i pazienti? Assolutamente sì, ci saranno medici di base, e non solo i medici di base, anche diciamo, i medici che lavorano nelle ASL, i vari centri vaccinali, sono disponibili anche i liberi professionisti, quindi insomma la possibilità, la capacità di vaccinare più persone possibili, su questo non ci sono problemi. Il problema reale in questo momento appunto è avere a disposizione questo benedetto vaccino. Senta, Presidente Maggi, dal punto di vista anche della sicurezza, perché i dati nella nostra regione stanno migliorando, anche se i decessi sono ancora alti, anche voi medici avete avuto in Italia circa 300 decessi, insomma bisogna mantenere sempre alta l'attenzione. Sì, abbiamo avuto 300 decessi, è quello che ci ha preoccupato e ci preoccupa ancora molto di più, 120 di questi nella seconda fase, quando ormai c'erano i dispositivi di protezione individuale. Questo è un fatto che chiaramente ci preoccupa molto. Il fatto di avere dei numeri in decrescita per quanto riguarda i contagiati è positivo, anche se nella nostra regione, ad esempio in questi giorni, abbiamo un lieve incremento per quanto riguarda le terapie intensive e per quanto riguarda i ricoveri. Queste sono legate probabilmente al periodo, diciamo, natalizio, quindi il fatto che oggi stanno scendendo diciamo, i numeri, spero che in qualche modo anche le sacrifici che stiamo facendo, in qualche modo diciamo, con delle limitazioni per quanto riguarda sia gli operatori diciamo, commerciali, che noi cittadini, che in qualche modo dobbiamo ridurre i nostri spostamenti, i nostri movimenti, sta facendo effetto. Quindi se i numeri sono quelli, ci sono buone possibilità di ritornare tranquillamente in un'area gialla e quindi riprendere un po', sempre tra virgolette, quelle che sono le nostre abitudini, ormai le nostre nuove abitudini di vita in comune. Ecco, ci sono, diciamo, delle migliorie dal punto di vista anche dei reparti di rianimazione, però le altre patologie non vanno in vacanza perché c'è il Covid, quindi, come dire, le strutture ospedaliere come sono dal punto di vista, diciamo, del lavoro nella nostra regione, gli ospedali? Beh, purtroppo c'è ancora un blocco per quanto riguarda, anche se si è provato a riaprire alcuni reparti, ma purtroppo i numeri che avevo appena finito di dire, gli incrementi dei ricoveri per Covid e l'incremento delle terapie intensive, hanno fatto richiudere nuovamente alcuni di questi. Quindi abbiamo un problema grave a livello dell'ospedale in questo momento, che sono bloccati quindi gli interventi chirurgici, tutto ciò che è di alta intensità e quindi di alta acuzie. E chiaramente anche la parte ambulatoriale del territorio chiaramente è rallentata fortemente, anche quello bisognerà poi pensare di incrementarlo il prima possibile, e anche chiaramente le attività legate alla medicina generale per quanto riguarda appunto la copertura delle visite domiciliari, l'assistenza anche ai pazienti non Covid, che è importante perché quelli, giustamente come diceva lei, non vanno in vacanza, e bisogna prima di tutto e prima possibile potenziare queste equip professionali tra medici famiglia, specialisti ambulatoriali, infermieri e fisioterapisti e psicologi, che possono andare anche a casa, a domicilio delle persone, specie le persone più fragili.
L'ultima cosa, Presidente Maggi, diciamo dal punto di vista dell'influenza, queste mascherine hanno messo da parte il virus influenzale? Sì, hanno funzionato molto, chiaramente, oltre a proteggerci dal Covid, ci hanno protetto anche dall'influenza stagionale e quindi questo è stato un ottimo risultato. Per noi è molto più semplice a quel punto riconoscere il paziente Covid da quello no Covid, ma cosa ancora più importante, ci permette di non affollare il pronto soccorso che nello stesso periodo degli anni precedenti noi avevamo molti ricoveri per influenza e anche molti morti per influenza. Quindi in futuro portare le mascherine sui mezzi di trasporto, negli ascensori, per evitare l'influenza stagionale. Beh, diciamo in qualche modo dobbiamo fare questo, ma dovremmo abituarci molto facilmente ai vaccini, perché questo, anche quello del Covid, bisognerà ogni anno probabilmente farlo. Quindi mettere insieme quella che è una campagna vaccinale, anti-influenzale, anti-Covid, potrebbe essere anche un motivo utile e valido. Sicuramente anche la mascherina, come uso personale, sicuramente va a limitare quelle che sono i vaccini, e quindi diciamo i contagi, non i vaccini, chiedo scusa. Grazie al Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e Provincia, il professor Antonio Maggi. Professore, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Dunque, abbiamo parlato di coronavirus, abbiamo parlato di vaccini e lo abbiamo fatto con un esperto, con il professor Antonio Maggi, lo ricordo, Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e Provincia. Un grazie da Marco Fabriani.